Ciao a tutti da Emiliano e Alvin, siamo alla Casa de Padel a Casarile e oggi proviamo in campo e recensiamo la... L'altra Quickma, la Quickma LS Pro. La racchetta firmata da Lucia Sainz. Alvin, a me è piaciuta più questa rispetto alla MS Pro, eh? Eh sì, già piccolo spoiler, ci ha dato anche più potenza, più... Anche a te però ti era piaciuta quella di Maxi Sainz? Sì, però questa ancora di più. Ancora di più? Sì. Sì, ha un'uscita di palla maggiore, più maneggevole, nonostante la nostra Quickma di Maxi Sanchez fosse un peso molto leggero. Rispetto a quello che doveva essere in range, circa 10 grammi meno, esatto, meno pesante di quello che doveva essere, 374, 384, la nostra era 365, una cosa, esatto, del genere. Quindi sicuramente non, era abbastanza maneggevole, ma questa mi è piaciuta di più. Racchetta di forma ibrida, piatti con tre strati di fibra di vetro ed uno di carbonio Techstreme, come in quella firmata da Maxi Sanchez, esatto. Dual foam, una doppia gomma, uno strato di schiuma ad alta densità ed uno a bassa densità, tatto medio tendente un po' al duro, non morbido. Piatti ruvidi. Alvin, peso e bilanciamento? Peso e bilanciamento, guarda, c'è scritto qua, così almeno oggi posso non sbagliare. Peso è dall'altra parte. 363 grammi fino a 373 grammi, quindi un range piccolo. Onesto. E la nostra pesa? La nostra pesa 365? 2. A posto. Voleva fare 362 grammi, cavolo, dico Alvin, peso e bilanciamento. No, perché col manico, col manico. Ah, perché tu hai pesato con pure. Con l'accetta. Ok, la nostra pesa 362 grammi, ma ricordiamo che io le peso sempre senza l'accetto. Senza l'accetto. Bilanciamento che dice che oscilla tra... 25,2, 26,2, la nostra è 26. Quindi bilanciata perfettamente, esatto, al centro. Tubolare, doppio tubolare in carbonio, con rinforzi in schiuma EVA all'interno, un'altra grandissima novità di questa racchetta, di queste racchette Quickma. Anche questa è il block system, come... Sì. Block system che riduce al minimo le vibrazioni, racchetta che non vibra assolutamente ed è super confortevole, sì. Racchetta polivalente, mi piace tanto anche il grip, che dopo qualche utilizzo è comunque buono, ha una buona presa, attacco pronunciato come, sì, su quello di Maxi Sanchez e leggermente più lungo, esatto, del normale, lungo non del una normale. Cosa alla Volt o alla Babola, però, è più, lungo del però è più lungo del normale. Il rovescio a due mani quasi riusciamo a farlo. Quasi riusciamo a farlo, le due mani piccoline sicuramente, la mia esce un pochino. Poi l'accetto con polsiera, abbastanza comodo, forse come detto un pochino lungo, però devo dire confortevole. Racchetta che costa 199,99 euro. Come l'altra. Alla fine. Come l'altra, identica, queste sono le nuove Quickma. Che diciamo, Alvin, che sicuramente a questo prezzo, per questa qualità costruttiva, è la qualità, è esatto, una racchetta che è assolutamente da provare. Sì, ricordiamo che c'è il marchio Decathlon dietro. C'è il marchio Decathlon dietro, quindi sicuramente per questo anche il prezzo è comunque così basso, nonostante sia centinaio d'euro superiore a quello a cui erano abituati con le varie Power Hard, Hybrid Hard, che sono le prime racchette. Però finalmente una racchetta top di gamma seria, seria ad un prezzo comunque contenuto, onesto, visto i prezzi degli altri brand, e quindi vale la pena provarla, secondo me questa più di quella di Maxi Sanchez. Però questi sono gusti personali, anche per me purtroppo. Ciao Alvin, come detto, gli era piaciuta molto quella di Maxi Sanchez, questa ancora di più. A me questa è piaciuta tanto, quella di Maxi Sanchez mi è piaciuta poco. No, aspetta, ti è piaciuta poco? Prima, quando l'abbiamo provata? Quando ho fatto la prova ho dominato, però diciamo in partita, che dove conta, proprio non l'ho saputa sfruttare al meglio. Alvin, penso che abbiamo detto già tutto, quindi è il momento di provarla in campo. Ma prima di provarla in campo, cosa devono fare i nostri telespettatori? Mettere mi piace al video sicuramente. Perché dobbiamo arrivare a questi 5.000, siamo a 4.200, stiamo spingendo, ma siamo ancora pochi. 5.000, esatto. No, entro la fine dell'estate è tosta. Difficile, adesso. Con l'estate, con la gente che va con le chiappe a mollo nell'aria. Emi, vai in vacanza tu. Ma dove vado in vacanza? Vado a Roma a Premier Padel, quindi tutta la gente che incontrerò, ma questo video sarà post Premier Padel, quindi niente. Tutta la gente che avrò incontrato vi saluto. Vi ricordate, siamo iniziati a Premier Padel? Ciao ragazzi, però lo sto registrando prima, Quindi mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e aspettate fino alla fine, perché daremo i voti alla Quickma LS Pro, la racchetta firmata da Lucia Sainz. Polivalenza è la parola d'ordine della Quickma LS Pro, la pala firmata da Lucia Sainz, che a me è piaciuta molto di più della MS Pro di Maxi Sanchez. Racchetta che si muove stra agile ed è super maneggevole.
piace moltissimo l'uscita di palla, che trovo superiore rispetto a quella di Maxi Sanchez. Forse pecca un pochino in controllo, la palla ogni tanto scappa, soprattutto nel gioco più veloce, però racchetta che... peccato. Che mi è piaciuta molto, anche dall'alto come vedremo dopo. Il manico è un pochino più lungo e quindi anche favorisce un pochino... scusate, ma sono impedito sul rovescio a due mani. Favorisce anche il rovescio a due mani, eccolo. Uno basta. Buon punto dolce e pallonetti che vanno veramente su con molta più facilità rispetto a quella di Maxi Sanchez, dove ho trovato grossa difficoltà nel far viaggiare la pallina, soprattutto nei pallonetti. Come detto, polivalente, quindi è una racchetta che è indicata sia a destra che a sinistra, da un livello intermedio in su. Anche a livello avanzato si può giocare benissimo a sinistra con questa racchetta. Aumenta un po' il ritmo. Non mi tiene, non mi tiene. Perché poi io lo buco. Mamma, come prendo la rete! Non ci credo! Ah, che culo! Però avete visto, davvero... come lo buco, Alvin? Come lo buco, boom boom! Guardate che potenza pure! Quando prendi la rete, com'è esplosiva la gomma quando si prende bene, davvero! Racchetta che mi è piaciuta tantissimo e che a 200 euro vale davvero la pena considerare. Anche qui, facile, all'incrocio delle righe. E boom boom, mi prende sulle balle, vai. Ultima e palla prova Alvin a rete. Scusate, vai, ora, ora. Alvin è morto intanto. Ah, grande, Alvin chiude con grande talento. Alvin, è il tuo momento. Vai, proviamo ora la LS Pro a rete. Allora, beh, innanzitutto... prima cosa che mi viene da dire è divertente, comoda, facile, già da un livello intermedio, anzi direi anche di più, forse intermedio anche basso, tendente al basso, perché comunque il punto dolce è veramente ampio, gli effetti sono buoni, la potenza che genera la pala è ottima, superiore a quella di Maxi Sanchez. Ricordiamo che abbiamo già recensito e provato settimane fa. Diciamo che sbagliare a un ritmo blando è veramente difficile. La palla si sente. Ah, l'ho presa! La palla si sente, si lavora bene, gli effetti sono buoni. La palla, ricordiamo, ha un peso di 362 grammi e un bilanciamento al centro a 26 tondi tondi. Amy, aumentiamo il ritmo, vediamo come si comporta la palla di Lucia Sainz. Vai, vediamo. Eh sì, maneggevole, veloce, punto dolce, adesso l'ho presa male, ma comunque mi ha reso, da sempre profondità la palla. Ottima, ottima, comoda, divertente. Oh, anche di rovescio. No! Vai, ultima, ritmo veloce perché non posso perdere. E la chiudo così. No! Vai! Che miseria, però veramente, veramente agile. Pecca forse un pochino il controllo. Ora, proviamo tre bloccheo. Eh sì. Il sistema block system di Quickma, veramente ottimo. La pala non si sente per nulla, vibrazioni pari a zero. Vai, proviamo tra le ade. Ah, così, vai. Ah, no, però la pala si sente tanto. Buonissimo il controllo,
anche se il punto dolce, anzi scusate, buonissimo il controllo, anche se il piatto un pochino tende a scappare, però vi abituate subito. Quickma LS Pro alla prova a cuciglia. Tre palline, Alvin. Prima presa male. La seconda, Alvin l'ha tirata alta mezzo centimetro. Adesso però non si scherza più. Avete visto che dall'alto una racchetta che diverte ed è davvero anche potente. Vai, ultima, Alvin. Promossa, qualcuno mi ha rimproverato, ha detto per te le cucine sono tutte promosse, però sì, cioè sono racchette con cui si può fare spesso bei colpi dall'alto. Quindi Quickma LS Pro alla prova cuciglia, promossa. Quickma LS Pro alla prova dall'alto, grandi aspettative. Piace un botto, mi è piaciuta un botto, come detto, rispetto alla MS Pro di Maxi Sanchez, mi è piaciuta molto di più, anche qui con la pallina sgonfia. Va su che è una meraviglia, davvero divertente. Anche estremamente maneggevole dall'alto e non stanca, non stanca anche grazie al sistema di antivibrazione. Ecco, l'unica cosa è che essendo così esplosiva ogni tanto rischia di scappare e va sul vetro. Però questa rischia di bucare il muro perché l'ho presa male. Cercavo troppa potenza e ho chiuso gli occhi prima di colpire, cosa che non si fa. Vai, guardate come si alza, eh. Provo un paio di kick. Niente, Alvin non sa proprio come uscirne. Ancora un altro kick. E tira fuori. Paio di smash di potenza, ma che dire, è una racchetta davvero potente, potente. Mi aspettavo quella di Maxi Sanchez, scusate, più potente, ma invece ho trovato questa più potente. Dall'alto assolutamente promossa, come detto, livello intermedio in su, sia a destra che a sinistra, quindi a 199,99 euro. Andate a provarla. Abbiamo provato in campo la Quickma LS Pro, la racchetta firmata da Lucia Sainz. Alvin ride perché prima che iniziasse questo il video mi dice di sempre, abbiamo provato in campo, provalo, dillo tu. Abbiamo provato in campo. La Quickma LS Pro, la racchetta firmata da Lucia Sainz, racchetta polivalente. Perché siamo così esaltati? Perché una racchetta, perché quella di Maxi Sanchez non mi era piaciuta, avevo grandi aspettative, e questa invece mi è piaciuta. Di più, esatto. No, mi è piaciuta, quella non mi era piaciuta. Allora, non ti è piaciuta. Racchetta polivalente, sì. Livello dall'intermedio in su, destra, sinistra. Entrambi. Anche lati. A livello avanzato si può giocare a sinistra con questa racchetta, si può giocare perfettamente a destra. È una racchetta super maneggevole. Sì. Come abbiamo detto, peso 362 grammi, bilanciamento 26. Quindi, sia a rete che dall'alto che in difesa, proprio polivalente, proprio è bella ovunque. Sì, ottimo punto dolce, ogni gomma posizione. Bella esplosiva quando si impatta bene. Io dico anche più potente di quella di Maxi Sanchez. Sì, sì, su me è più potente. È più potente, cioè quella di Maxi Sanchez non ci riuscivo a far andare la palla, con questa invece. No, quella di Maxi Sanchez, però, diciamo, secondo me a rete era un po' più di controllo, perché la palla usciva forse un pochino meno, rischiavi. Qua, quando ti fai prendere la mano, ogni tanto. Scappa, sì, scappa. Ogni tanto un pochino. Ogni tanto un pochino. Qualcosa di negativo, ogni tanto bisogna trovarlo. Sì, dai. Esatto, se no sembra che poi dopo facciamo le marchette e noi non facciamo le marchette. Esatto, no. Mai. Sì. No, ma Alvin, non lo di neanche per scherzo, cioè, non lo taglio perché voglio che la gente sappia che neanche per scherzo. Ah, è vero, è vero. Ruvidità? Buono. Buona? Ma uguale a quella. Vibrazioni? Di zero. Zero. Bloccheo? Perfetto. Bloccheo quello che voglio. Ormai sono Tu stai parlando? Il re del bloccheo. Gli sto facendo qualche clinic di bloccheo, quindi col a breve ventaglio, sai, Alvin dice fai col ventaglio così. No. Ottimo manico, ottimo grip, l'accetto come detto con polsera un pochino lungo,
Quindi abbiamo detto controllo buono, ma non è estremo, super maneggevole, esatto. Ottima uscita di palla, bella potenza, però una potenza non devastante, no, quindi c'era soltanto a sinistra. Una racchetta che si può veramente usare sia a destra che a sinistra, dal livello intermedio in su. Il prezzo è, come ho detto, stracompetitivo, 199,99 euro, quindi meno di 200 euro, no? Sì. Che un centesimo è un centesimo. Euro. Sì. Un euro. 199,99. Ah, un centesimo, però se vedi un sacchetto... di centesimi, sa che. Oppure mettiamo 190 in tutto in moneta da un centesimo. No, davvero, a 200 euro anche per qualità costruttiva, perché la gente dice le racchette di Decathlon. Qualità costruttiva seconda a nessuno, secondo me. Davvero grande qualità. Quindi racchetta davvero ottima, che consiglio di prendere, come detto, più di quella di Maxi Sanchez. Sì. E Alvin, qui siamo stati super rapidi e quindi la cosa è importantissima essere rapidi. Cosa possiamo dire? Che anche nel gioco veloce, no, forse avevamo detto già, a rete, gioco veloce, soprattutto in difesa, quando sei in difficoltà, col punto dolce anche molto ampio, ha aiutato tanto. Aiuta tanto, a me piace anche molto questo grip, leggermente più lungo, ricordiamolo, del normale, quindi anche si riesce a due mani. A due mani, come avete visto nella prova da fondocampo, che ho giocato qualche rovescio a due mani per farvi vedere, a tennis giocavo a due mani, poi quando ho iniziato a giocare a tennis dopo 23 anni, a due mani non riuscivo a far arrivare la palla a metà campo della mia metà campo. Madonna. Cioè una cosa oscena, infatti solo però una mano. A beach tennis padel... quando facevi lezione a me facevi una mano. A una mano, sì, ma adesso a padel pure gioco una mano, ogni tanto adesso sto provando a due mani un po' meglio, però a tennis cioè... A due mani intanto ho visto fare il pavonetto. Ci ho giocato 10 anni a due mani, adesso impedito. Basta. Cioè non so proprio come si mettono le mani. Vabbè, ma non sì, me ne basta. Frega niente. Alvin, abbiamo detto tutto, è il momento di dare i voti alla Quickma LS Pro, la racchetta firmata da Lucia Sainz. Potenza 9. Controllo 8. Maneggevolezza 8,5. Punto dolce 8,5. 8. 8,5. 8,5, dai. Uscita di palla 8,5. Ma no. Sì, 8,5. 8,5, dai, va bene. Oggi Alvin ci ha dimenticato tutti i voti. Comunque rifacciamo un ricapitoliamo. Potenza 9. Controllo 8. Uscita di palla 8,5. Maneggevolezza 8,5. Punto dolce 8. 8, dai. Ora abbiamo dato i voti. Anzi, stavolta ho dato oggi i voti alla Quickma LS Pro. È il momento di salutarci, ma prima di salutarci, se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video mentre Amy gira con l'accetto. Iscrivetevi al canale e rispondete a questa domanda: Quickma LS Pro o Quickma MS Pro? Scrivetelo nei commenti. Ciao! Ciao.